Sabato a Grosseto sarà l'ultima gara dell'anno. Il campionato riprenderà sabato 8 gennaio 2011 e ci toccherà affrontare il Porto Gruaro per l'ultima del girone di andata, che ricomincerà dopo 7 giorni e ancora una volta in casa con la Regina. E saranno 18 giorni prima della ripresa tutti a disposizione di Corini per continuare ad inculcare la sua mentalità calcistica, che ha cominciato a dare i suoi primi frutti. Nella gara pareggiata con il Cittadella, sotto molti aspetti, ci sono stati tanti episodi che ci hanno fatto capire che la strada intrapresa da Corini è quella giusta. Sicuramente, meritavamo la vittoria, su questo non c'è dubbio. Abbiamo avuto due o tre occasioni nitide soli davanti alla porta, purtroppo i nostri attaccanti sono stati un attimino sfortunati, per cui in ogni caso dopo tre sconfitte, a questo punto contro un'altra di diretta concorrente, dire, ci fa muovere la classifica. Come vedi il prossimo futuro del Crotone? Il prossimo futuro del Crotone lo vedremo con l'inizio del girone di ritorno. Adesso giocheremo il 18 a Grosseto, il campionato si fermerà, inizierà il calciomercato, l'8 avremo in casa il Porto Gruaro e da lì cominceremo a vedere di che pasta è fatto il Crotone. Effettivamente noi potevamo anche vincerla perché abbiamo avuto tre palle gol pulite dopo l'1-1, quindi grinta, determinazione, abbiamo finalmente visto la voglia di vincere e i ragazzi hanno cercato di vincerla in questa partita in casa, ci tenevano la prima di Corini. È stato utile muovere la classifica, quindi prendere questo punto. È una partita, sì, tutto sommato alla fine il pareggio ci può stare perché il Cittadella ha fatto la sua partita, aggressivi, agonisticamente è stata bella dura la partita e questo fa onore ai nostri ragazzi, non si sono tirati indietro e hanno cercato fino alla fine di regalarci questi 3 punti. Non ci sono riusciti, ma una bella prestazione sotto il profilo della grinta, dell'agonismo e del carattere. Componenti essenziali per poter vincere nel gioco del pallone, oltre agli aspetti tattici e tecnici che sicuramente cresceranno al più presto. Se lo aggiudica il Terranova di Sibari, l'attesissimo derby calabrese di Pallamano, una gara intensa e sempre corretta che premia i cosentini e che lascia l'amaro in bocca ai crotonesi per come hanno interpretato la gara, sempre alla ricerca della vittoria. È stata una partita combattuta fino all'ultimo, ci sono molti rimpianti per i gol mangiati, anche quelli subiti. Abbiamo lottato fino all'ultimo per cercare almeno di tappare questo buco, che è stata una partita molto, molto combattuta alla fine. Una partita nettamente alla nostra portata, buttata via da noi giocatori per alcune conclusioni affrettate, alcuni errori tattici, anche tecnici. Qualche cambio non azzeccato, ma non possiamo lamentarci né con gli allenatori né con i ragazzi, anzi, tutti hanno dato il massimo. Potevamo benissimo vincere questa partita, ma l'abbiamo persa di 4. E vabbè, sarà così anche per la prossima volta. Speriamo di vincere la prossima volta, però impegnandoci anche un po' di più e sperando in un pizzico in più di fortuna.